Carlino, scusa, interrompo la tua lettura della Nuova Sardegna, volevi leggere a che punto sei, no? Volevo sapere un po' di notizie, visto che siamo 2 giorni fuori dal mondo. Senti, mantenere questa posizione metteresti la firma adesso? Ma io l'ho già detto ieri, se finiva ieri ero contento, se finisse oggi sarei ancora più contento. Ho visto che hai avuto meno problemi a mettere in moto degli avversari. Ma è che ieri con l'acqua, l'umidità, oggi ha creato molti problemi. Oggi col sole andiamo più tranquilli. Stai portando al traguardo un pezzo di 131, vedo. Ebbene, è sempre una gran bella macchina, la prima volta che la guido, speriamo che ci porti in fondo, perché anche lei oggi incomincia ad avere i suoi problemini. Ancora una volta Vittorio Carlino, quest'anno neanche a dirlo, al volante di una Delta Integrale. Vittorio, ogni anno è una speranza alla partenza, una certezza all'arrivo, no? Beh, ormai cerco e poi diventa un'abitudine. Cerco di tenere duro, faccio il possibile, sempre più difficile. Senti, com'è andata? Non si parla di fortuna perché un rally è ancora più difficile degli altri anni per le condizioni atmosferiche. La terza tappa è stata veramente dura, pari quasi alla prima, perché le prove erano rovinate e poi fondo particolarmente viscido. Abbiamo amministrato il mezzo dopo che abbiamo capito che era da fare solo così. Soddisfatto di questa macchina? Soddisfattissimo, ringrazio le gallerie meccaniche che mi hanno dato un mezzo eccetera.